Che vi dico, file Elvira? Andate, andate, carini. Eccola là, è tutto vostro. Eccoci, eccoci, siamo tutti fuori. No, no, e no, caro signor Style, io me ne vado. Che tigre. Ma come, sei appena arrivata? Appunto, sono due giorni che aspetto di provare. Me ne vado, capito? Si calmi, signora, la prego. Non mi preghi, non mi preghi e mi procuri un pianista piuttosto. Beh, un pianista così su due piedi sarà un po' difficile. Ah, c'è un'orchestra che è appena arrivata. Se permette potrei accompagnarla io. Dove? In prigione? Guardi che modestamente io la domenica mattina suono sempre l'organo in chiesa. Che bravo, e cosa suona di bello? Bach, uh-huh. Beethoven, Mendelssohn, Schumann. No. Schubert. No. Chopin. No, Schopenhauer. Verdi. Ah, bravo. E poi conosco anche tutto il suo repertorio a memoria. Ah, ma lei mi conosce allora? Ah, sì, da quella sua famosa serata del suo trionfo a Dodge City. C'era anche lei? Si ricorda quel cowboy che cade dalla balconata? Ah, poverino, lo portarono all'ospedale. Lo conosceva? Sì, ero io. Vogliamo andare? Andiamo. Brava, brava, lei è meravigliosa. Meravigliosa. Lei e io? E lei cosa c'entra? Non ha piacere. E poi chi è questa cosa così? Così cosa, così piena di lustrini? Chi è? Cosa? Cosa me? E tu cosa dici, Fred? Cosa? Cosa? Dico che non è il caso di fare le solite storie. Anche lei, signora, la prego, si moderi. Questa è Bella Brackett, la regina del salud. Ah, perché qui le chiamate regine. Fred, sì. Non ti permetto di permetterle. Se permette, non le permetterei di... Permettete? Non permetto un accidente. Me ne vado! Permette che l'accompagni. Sì, in albergo, a fare le valigie. A mai più rivederla. Signor Stein, e si tenga pure la sua cosa. Ognuno ha la regina che si merita. Vilhelmina, c'è un equivoco, guardi.